Signori carissimi, amici di Mako TV, è un grande piacere rivedervi sulle stesse bande. E il piacere aumenta perché in questo momento ho il gradito momento di poter continuare a parlare, a conoscere meglio il dottor Luigi Fraticelli, che mi onoro di essergli amico, almeno spero. E però ecco, siccome gli argomenti che tratta questo signore sono veramente interessantissimi, ma che poi spaziano nella cultura, nella conoscenza, nella storia, nell'astrologia, ma io non voglio addentrarmi, perché come capirete adesso vi farà una specie di panoramica della situazione, panoramica, ma che si trova come centralità l'uomo, ovviamente. Quindi caro Luigi, benvenuto su Mako TV. Sono felice di essere ospitato nella tua meravigliosa casa, piena di storicità, di quadri, di tante cose belle. Ma concentriamoci un po' sull'argomento che vorrei che Luigi stesso voglia intraprendere per darci tutti quanti, a tutti noi, dei lumi interessanti. Grazie Gigi, e sono pronto ad ascoltare, sono tutto a cuffie. Grazie caro, grazie. Per me è sempre un piacere vederti, scambiare delle opinioni. Io oggi vorrei parlare di qualche cosa importante per l'essere umano. La maggior parte, la quasi totalità delle persone non hanno il senso generale delle cose, della vita, si perdono nei particolari. I particolari portano ad analizzare, l'analisi porta a nuove analisi. Alla fine ci perdiamo se vogliamo capire per quale regione nasciamo, perché viviamo su questo pianeta e dove andremo dopo la morte. Ma nessuno se le pongono queste domande, perché un po' scomode. È un po' scomode, anche perché l'umanità si basa su una gestione antidemocratica del popolo, le rivoluzioni non sono mai state fatte in nome del popolo, i libri di storia ci raccontano delle bugie, non ci raccontano completamente le verità, e quindi siamo una mandria, dove c'è un pastore che ci conduce, alcuni cani pastori che evitano che animali selvaggi facciano del male al gregge, e camminano, mangiano, dormono, vegetano. Quindi noi siamo portati, siamo gestiti in modo tale che al mattino ci alziamo, con i problemi di lavoro, di famiglia, sociali da affrontare, e quando arriviamo alla sera a casa siamo talmente spompati, senza energia, che non abbiamo il tempo di leggere un buon libro, di vedere una trasmissione che possa darci più cultura. E quindi non parliamo con la nostra consorte, non parliamo con i figli, e quindi non abbiamo il tempo di pensare, perché la nostra società aborra la libertà di pensiero. Chi pensa è un rivoluzionario. Stai toccando argomenti, o perlomeno stai sfiorando, molto attuali. Ora voglio arrivare un po' a quello che è l'amore della mia vita, la ricerca scientifica e spirituale. Allora, parlerò di alcuni numeri, parlerò poi degli animali e parlerò anche della figura di Gesù. Quindi è un argomento estremamente delicato. Sono delicati. Io sono un cattolico, credo in Dio, nel mio Dio credo in Gesù, credo di fare una vita onesta senza portare del male a nessuno,
però sono uno spirito libero. Cioè io penso, i miei pensieri possono essere non condivisibili, a me non importa, perché un grosso letterato e politico inglese disse che la persona trova conforto per i propri problemi con gli amici, ma cresce per i nemici. È sottile. Nel senso che gli amici ci danno sempre ragione anche quando non ce l'abbiamo. I nemici invece ci danno torto e dal torto noi riflettiamo. Nella riflessione capiamo se siamo nella via giusta o meno. Io pongo questi argomenti sul tavolo con dei dubbi. Non voglio dare delle risposte. Io affronto questi argomenti come li vedo. Poi ognuno tira le proprie conclusioni. Quindi parliamo di numeri. 2,180. 2 millimetri è la dimensione spaziale del sistema solare. Sembrerebbe assurdo. 180 chilometri è la dimensione della nostra Via Lattea, la galassia. 2 millimetri, 180 chilometri. Proporzione? La immaginate. Ora, sembra dalle ultime ricerche scientifiche che il tempo non esista, esiste solo lo spazio. Come viene misurato lo spazio, la dimensione del nostro cosmo? Con l'anno luce. Un anno luce è 9.461 miliardi di chilometri, un anno luce. Il nostro sistema solare è grande un anno luce. Con i nostri mezzi a disposizione di spostamento nell'atmosfera e nel cosmo, nell'universo, considerando che possiamo arrivare ad una velocità massima di 100.000 km orari, per poter visitare e raggiungere le parti più estreme del sistema solare impieghiamo 11.000 anni. La dice lunga. Quindi? E poi arriviamo a quest'altro argomento, lo completiamo. Quindi un anno luce è il nostro sistema, 100.000 anni luce è la nostra galassia, la Via Lattea, 10 milioni di anni luce è la Terna locale, è un agglomerato di più galassie dove c'è la nostra, Andromeda, la Terna minore, eccetera, e 93 miliardi di anni luce, ogni anno luce 9.461 miliardi di chilometri, è l'universo osservabile, cioè quello che attraverso radiazioni elettromagnetiche ci raggiunge. Quando noi vediamo il cielo, se riusciamo ancora a vedere qualche stella perché lo spazio è inquinato, ma se riusciamo, noi vediamo quella luce che è venuta da qualche miliardo di anni che adesso può non più esistere. Magari potrebbe essere estinta. Non può esistere. Quindi questo è il discorso. L'universo osservabile è 93 miliardi, ma insieme all'universo osservabile c'è la famosa materia oscura, cioè l'universo che non osserviamo, che è il 75%. Quindi noi stiamo parlando di 110 miliardi di anni luce. È da giramento di testa, eh? È di testa. E oltretutto, cosa succede? Che l'universo è in espansione, continua. Quindi le misure che noi oggi facciamo, le
E le osservazioni che noi oggi facciamo, domani sono obsolete, non sono più vere. Quindi quando si parla della dimostrazione scientifica, delle varie teorie scientifiche dimostrabile, è un'illusione, perché quello che oggi è dimostrabile non lo è fra un secondo. Quindi veramente mantenere la conoscenza di questi parametri non è neanche facile, è talmente smisurato. E quindi questo preambolo per? Questo preambolo per cosa? Per dire che il compromesso di Fermi, che è passato scientificamente, la provocazione, lui era convinto che data le dimensioni dell'universo esistono molte forme di vita intelligente nell'universo. Non siamo i soli. Quindi questa vastità sta a dimostrare che la Via Lattea ha qualcosa come 36 forme di vita intelligenti sviluppate tecnologicamente e spiritualmente. Parliamo di 36 mondi? Per essere... 36 forme di vita intelligente come l'essere umano. Noi siamo una forma di vita legata al carbonio, idrogeno, azoto, eccetera. Ci sono altre forme di vita legate al silicio, legate allo zolfo, quello che sia. Sono tutte forme di vita intelligente che coesistono nella nostra galassia. Ma scusa, ti interrompo Luigi, ma quando parliamo di forme di vita, dobbiamo intendere una formula che nasce e muore, oppure o è un termine prettamente umano questa distinzione? La forma di vita intelligente è quello che noi chiamiamo aliena. L'alieno è un alieno che può essere a forma dell'uomo, assomiglia all'uomo, un ominide, che vuol dire che ha due piedi, due gambe, due braccia, una testa, eccetera, eccetera. Però ci sono forme di vita che sono diverse. Allora, quello che si vuole affermare è che noi non siamo soli e quindi ci sono altre forme di vita intelligente che navigano con i loro mezzi spaziali per l'universo, che hanno fatto visita alla Terra da milioni di anni, che probabilmente qualche alieno è in mezzo a noi e non lo possiamo riconoscere, e che probabilmente sta cercando o di comunicare in forma civile con l'essere umano per far modo che possano convivere, oppure stanno tramando per far estinguere la forma di vita umana creando dei cloni, creando delle ipotesi di DNA diversi e quindi quando noi diciamo ma quello è stupido, ma non capisce se agisce in questo modo, no, non è stupido, è in malafede. C'ha un programma che noi non ce l'abbiamo. Parliamo anche di programmi, insomma, no? Certo. Perché alcune forme di vita ancora non ci sono palesate ufficialmente come sonde, presenza fisica o radiazioni elettromagnetiche o altro? Perché ci considera ancora una forma di vita retrograda che non ha ancora sviluppato una ricerca scientifica talmente fine insieme ad un'altissima spiritualità che non ci considerano al loro pari. Forse Luigi, scusa se ti interrompo, probabilmente questo contatto verrà o viene meno proprio per non disequilibrare quello che è la capacità mentale umana e per non creare forse problemi. Io parlo così perché stiamo un po' rasentando quello che è il pensiero un po' generale, quella della fantascienza, ma effettivamente più che fantascienza è una scienza da tenere in considerazione. Noi siamo un attimino
suggestionati da quello che ci siamo creato noi in maniera molto televisiva o da cinema. Però giustamente tu porti l'attenzione che sarebbe presuntuoso dire che siamo solo noi nell'universo, esistiamo solo noi. Guarda, hai toccato un argomento di alcune nazioni, prima fra tutti gli Stati Uniti d'America, di alcuni film, Guerre Stellari, Star Trek, eccetera. Non dimenticare che la maggior parte delle sceneggiature di questi film sono stati studiati e scritti da agenti della sicurezza nazionale americana, perché l'America sa che esistono degli alieni, hanno fatto esperimenti nell'area 51 insieme agli alieni, sono arrivati ad un compromesso in cambio di una tecnologia avanzata che noi ancora non conosciamo perché è militare, abbiamo dato la possibilità a queste forme di vita di fare delle adduzioni per prelevare esseri umani e fare degli esperimenti a livelli genetici. Quindi tutti sanno e nessuno sa. Nel vago, rimaniamo nel vago. Però io non voglio entrare in questi termini. Io dico che non possiamo essere l'unica forma di vita. Esistono altre forme di vita. La maggior parte sono forme di vita tecnologicamente e spiritualmente avanzate che non ci considerano alla loro pari. Quindi, quando ti ho detto che per visitare il sistema solare con i nostri mezzi di spostamento ci vogliono 11.000 anni, rientriamo nella possibilità per l'essere umano di studiare una forma di trasporto che viaggi oltre la luce a una velocità subluminare. La luce viaggia a 300.000 km al secondo. Ci sono forme di vita che riescono a raggiungere 5-6 fattori di curvatura, cioè 7 volte superiore, e quindi fare delle distanze che noi non possiamo immaginare in brevissimo tempo. Allora solo quando noi daremo prova di avere una tecnologia simile a queste forme di vita che loro si paleseranno fisicamente, ufficialmente, per trovare un accordo, perché noi andiamo incontro non più all'ONU, Società delle Nazioni, ma ad una federazione stellare o intergalattica. Quindi questo è lo scopo. Alcuni invece sono fra di noi per studiarci, come alcuni sono venuti milioni di anni fa, nel giro di milioni di anni sulla Terra, persone, esseri umani, esseri intelligenti superiori, a portarci alcune innovazioni, alcuni contatti per sviluppare, accelerare il ritmo di evoluzione dell'essere umano per portarlo ad un traguardo. Quindi noi fra 1000, 2000, 10.000, 100.000 anni, non lo so, faremo parte di una associazione, di una federazione galattica dove ci sono molte forme di vita intelligenti e interagiremo con loro, comunicheremo con loro, lavoreremo con loro, commercializziamo con loro. Quindi queste sono due chiaramente asserzioni che poi trovano molta adesione da parte di tanti studiosi come te, che conosci benissimo la storia, conosci bene questi aspetti che non sono solo storici, ma sono legati alla tua cultura, alla conoscenza degli astri, delle idee metafisiche e quant'altro. Quindi sono sicuramente argomenti che hanno sempre bisogno di essere approfonditi. Certo che vanno approfonditi, però c'è una realtà che è questa. Scienza e fantascienza. La fantascienza di oggi può diventare realtà e quindi scienza di domani. Però il confine fra la scienza e la fantascienza
dipende dai traguardi dell'essere umano, dalle politiche dell'essere umano, che faranno in modo che politicamente, socialmente, questi programmi si avverino. Quindi l'essere umano ha programmi che devono essere socialmente e politicamente accettati, cioè realizzati. Realtà, quindi scienza e fantascienza, dipende da questi programmi. Se da una parte lo sviluppo tecnologico e della scienza, l'evoluzione, è prevedibile, i programmi sociali e politici dell'essere umano non sono prevedibili. Quindi stabilire il confine fra quello che diventerà realtà e quello che rimane fantascienza non dipende dalla ricerca scientifica o il raggiungimento di determinati traguardi tecnologici. Dipende di quanto i programmi dell'essere umano diventino politicamente e socialmente accettati e realizzati. Riprendiamo un attimino, appena interrotto, perché è venuta Minnie, questa meravigliosa cagnolina che avete visto sulle braccia di Luigi. E riprendiamo questo argomento, caro Gigi, perché praticamente si parlava di confine sottile che separava un po' la scienza e la fantascienza. Quindi, sotto questo profilo, cosa vuoi suggerire o perlomeno dare focalità all'argomento? Io non posso suggerire nulla, perché sono i governi che decidono le sorti dell'essere umano. Quindi non sono un politico, non sono uno statista, io sono una semplice persona che ha grossissima esperienza del mondo, perché l'ho visitato tutto, ho realizzato impianti nel settore privato, progetti nelle cooperazioni internazionali, ho un bagaglio di conoscenza molto, 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 molto vasto, sono un autodidatta nel settore della fisica, scrivo libri, il prossimo anno ne usciranno altri 3, quindi quello che dico, che sto dicendo e che dirò nelle varie interviste è tutto scritto. Ma tu hai scritto, hai parlato bene, no? Diversi libri, ma il fuoco di ogni tua creazione, ogni tua scrittura, dove praticamente riusciamo a capire qual è il tuo messaggio principale? Voglio dire, è sempre l'uomo il centro dell'attenzione? L'uomo è il centro dell'attenzione, perché io sono un essere umano. Anche se geneticamente potremmo avere dei mutamenti, il nostro DNA, l'RNA può mutare, perché il DNA è depositario della ricchezza genetica. L'RNA invece contribuisce alla creazione di proteine e diffonde la nostra genicità. Quindi ci può essere un mutamento, che può essere un mutamento naturale, che può essere un mutamento che viene indotto attraverso esperimenti genetici di altre forme di vita. Io questo non lo so, non lo voglio sapere. Quello, il mio messaggio qual è? Non posso parlarne perché ci sono dei libri che devono uscire. Ma qual è il messaggio? Il messaggio è questo: noi siamo 8 miliardi e rotto di persone con un DNA diverso l'uno dall'altro, per cui l'uguaglianza non esiste. Esiste la differenza, ma l'uguaglianza non esiste. Noi, quindi, siamo simili. Siamo simili. Sì, noi non siamo nati uguali. Okay. E l'ambiente dove viviamo, il paese dove nasciamo, la famiglia con la quale veniamo su, gli studi, le esperienze che poi ci possono avvicinare o allontanare in una complicità di vita insieme ad altre persone. Ma noi siamo diversi.
Ma vabbè, queste sono chiaramente tue deduzioni. Non è deduzione. Constatazioni. Il DNA è diverso, il che vuol dire che non siamo uguali. Quando si parla di razzismo, si parla a vanvera, perché il razzismo non è avercela con una persona che ha il colore della pelle diversa o che vive in altri paesi. Il razzismo è questione di stile di vita. Quando io ero all'università, condividevo l'appartamento con i miei compagni di studi, e con alcuni andavo d'accordo, con altri no. Perché? Perché io sono una persona pulita, mi faccio la doccia, sono ordinato, sì, metto tutto a posto. Ci sono persone invece disordinate, ci sono persone che non si lavano, e questo provoca il razzismo, perché le mie abitudini di vita sono diverse dalle tue. Finito. Quindi praticamente va bene, siamo uguali, simili, ma non propriamente. Siamo uguali da un punto di vista spirituale, da un punto di vista spirituale, energetico, siamo uguali, non c'è differenza, ma da un punto di vista materiale, come corpo, siamo diversi. Tant'è vero che uno dei libri che uscirà il prossimo anno parlerà appunto di questo. Quello che io voglio dire è che quando c'è una diversità e quando ci sono delle ingiustizie, perché noi assistiamo a tragedie, un giovane che muore, un bambino che nasce malato, dolore, sofferenze, questo ci prende il cuore. Ma c'è una ragione, cioè noi su questa terra siamo 8 miliardi e mezzo di persone che probabilmente geneticamente ha dentro dei geni tali provenienti da forme di vita intelligenti diverse. Alcune forme di vita hanno influenzato la genetica di alcune esseri umani che vivono su questa terra, altri hanno fatto altrettanto. Perché c'è una persona che ama, vuole bene, è cortese, è misericordioso, è pietoso, aiuta gli altri? Perché c'è una persona che del male fa la propria ragione di vita, che nel ferire, nell'uccidere, nel fare del male sadicamente ci gode? E non è una questione di cervello, non esiste. Dentro è diverso. Di programma, parliamo di programma? Sì, genetico. È diverso. Sono persone aggressive, come esistono forme di vita aliene aggressive. Finito. Quindi è dato una spiegazione molto pratica, molto semplicistica. E allora noi diciamo, siamo esseri che viviamo su questo pianeta, dove abbiamo avuto un imprinting diverso da etnie, da quello che sia, e quindi noi andiamo avanti verso la nostra strada e gli altri vanno avanti verso un'altra strada. E in questo libro spiega chi è che alle persone che sono buone, ottimiste, che amano la vita, che hanno il senso del rispetto verso gli altri, verso gli animali, verso la flora, verso una pianta. Ecco, queste sono persone che hanno avuto una colorazione, un imprinting da parte di esseri superiori, esseri energetici, e noi siamo come loro. Allora noi nasciamo, viviamo, moriamo. Rinasciamo, viviamo e moriamo, rinasciamo, viviamo, fino a quando non arriveremo ad un traguardo. E di questo ne parlerò nel libro, non adesso. Bene, noi avremo anche modo e curiosità di conoscerlo, chiaramente, non appena lo avrai e lo presenteremo insieme magari, quindi sarà per noi un piacere. Senti, tu prima, magari possiamo avvicinarci alla conclusione, riprendiamo un attimino il filologico, siamo stati interrotti sia dal cagnolino che da altre cose. E quindi vorrei, carissimo Luigi, che tu focalizzassi in conclusione, dopo questa
panoramica che ci hai magistralmente raccontato, e devo riconoscere anche un po' affascinato, perché sono argomenti che quando si prendono non sono facili da affrontare, quindi occorre anche una preparazione psicologica, una preparazione abbastanza vasta, ma sei stato in grado anche di raccontarlo in maniera molto semplice e facile da poter capire, visto che tu ne hai fatti tanti di studi. Però vorrei che tu portassi a conclusione l'argomento che hai magistralmente preso poc'anzi, quindi ti ricedo la parola. Sì, cioè io mi sono fatto una ragione perché viviamo, perché moriamo, perché la morte non esiste nell'universo, nel cosmo la morte non esiste, esiste solo la vita. Cioè un elemento si trasforma, l'acqua diventa ghiaccio, l'acqua evapora, è sempre l'acqua, chimicamente è sempre acqua, e cioè è idrogeno e ossigeno. Muore in una forma, rinasce in un'altra forma. L'essere umano muore in una forma, rinasce in un altro corpo. Perché noi dobbiamo arrivare a creare un corpo materiale incorruttibile. L'anima, la parte energetica che entra nel corpo, sarà in simbiosi con il corpo, fin tanto che il corpo non diventa un tutt'uno con la parte energetica, immateriale. Allora noi saremo immortali, andremo verso l'eternità. C'è un'evoluzione della vita che è circolare. Si nasce, si muore, si nasce, si muore, si nasce, si muore. E questo fa parte della mortalità. Però c'è una forma di vita lineare. Perché una volta raggiunto un equilibrio corpo materiale, si fonde il corpo materiale con il corpo energetico, non c'è più la vita circolare, c'è vita lineare, cioè una vita che va secondo una retta verso un obiettivo che è l'eternità. E noi arriveremo all'eternità, arriveremo a capire il concetto di eternità, raggiungeremo la consapevolezza. Perché ci sono le religioni, i miti, le leggende? Cos'è la religione? La religione è una manifestazione di venerazione che l'essere umano sente di più divino e sacro dentro di sé. Cos'è il mito? È un racconto di eventi, di fatti avvenuti prima della storia scritta, dove esseri superiori, divinità, sono venuti su questa terra, hanno dato un imprinting alla scala evolutiva dell'essere umano. Cos'è la leggenda se non un misto fra fatti storici e fatti fantascientifici? Beh, insomma, ci porti al ragionamento abbastanza profondo, e indubbiamente le domande che ci poniamo sono sempre le stesse. Ma io questo, l'obiettivo di questa intervista, di questo colloquio amichevole, è creare in chi ci ascolta dei dubbi. Quindi una provocazione. È una provocazione, dei dubbi, cioè lo porta a riflettere. Perché dici questo? Ma è una cavolata. Però potrebbe essere vero. Ad esempio, il grande cruccio di Einstein è stato quello che prima di morire voleva scoprire la teoria del tutto, che mette insieme il microcosmo con il macrocosmo. Il microcosmo sono esperimenti scientifici in laboratorio, il macrocosmo è l'universo. Non c'è riuscito. La teoria dei quant l'ha avvicinata, perché con il principio di indeterminazione non esiste una singolarità nell'universo, ma esistono tante storie possibili. Quindi quando tu mi dici ho visto un somaro volare, io ci credo, dico è possibile, non dico no. Non hai preconcetti. No, ma questa è scienza, la teoria dei quanti. Cioè, non è un'opinione,
un pensiero mio. È una realtà, uno stato di fatto. È una realtà scientifica. Perché se esistono tante storie possibili, la ricerca scientifica si può muovere attraverso tante storie possibili, non attraverso una singolarità. È un concetto. Ha uno spettro più ampio di possibilità di arrivare ad uno scopo, ad una meta scientifica. Se tu mi dici fai questo, fai questo, devo scegliere. Posso sbagliare o no, però è quella. Se sbaglio è finito. Se tu mi dici, c'hai queste opportunità A, B, C e D, io le valuto tutte. Beh, oddio, stiamo approfondendo, toccando argomenti delicati. E come ci vogliamo lasciare con i nostri amici che ci hanno seguito sicuramente con attenzione? Allora, qual è il tuo messaggio personale? Con questo. Ho dato delle provocazioni, ho generato dei dubbi. Ognuno poi la prende come vuole. Io ho un grande rispetto per gli esseri senzienti, che sono gli animali, come anche per le piante, perché le piante vivono. Allora, vorrei chiudere l'argomento con due soluzioni, cioè due punti. Abbiamo parlato dell'essere umano, parliamo degli animali. Qual è l'etimo di animale? Dal latino è animal, che significa anima. Dal greco anemos, che significa vento, soffio di vita. Dal sanscrito atman, che significa vento. L'animale è un essere complesso che vive del vivente. La dice lunga. È un enigma, esatto. Del vivente. È un enigma della Sfinge che fece ad Edipo. L'animale è un essere complesso che vive del vivente. A voi la risposta, documentatevi, cercate, fate tutto quello che volete. Quello che voglio dire è questo. Nell'universo esistono forme di vita, oltre all'essere umano, ad alieni mutaforma, esistono i canidi, esistono i felinoidi. E la lotta fra varie forme è che costituiscono la gerarchia superiore. Praticamente i mammiferi. C'è una lotta fra il mammifero e il non mammifero. I mammiferi ci sono, i cani, i felini, gli orsi, i topi, il ghiottone, il procione, la mangusta. Sono. Poi esistono i rettili, gli insetti, le formiche che non sono mammiferi. Allora molti hanno voluto paragonare la lotta fra il bene e il male, fra i mammiferi e i non mammiferi. Quindi gli animali fanno parte di una terna gerarchia superiore di forme di vita intelligente e dovete imparare a amarli e rispettarli. E vorrei chiudere con Gesù. Allora, nel Nuovo Testamento c'è lo Spirito Santo, no? Sì. La Trinità, no? Dio, Figlio, Padre, Figlio e Spirito Santo, che è una trasposizione cristiana dell'Antico Testamento che è Gabriele, l'Arcangelo Gabriele. Ora, l'etimo di Gabriele è Gebel El, vuol dire messaggero di una divinità dell'assoluto che sarebbe Elohim. Quindi Gabriele
porto i messaggi di Elohim, della divinità superiore, che singolare è El. Gesù è stato un portatore di messaggio di Gabriele. Gabriele era un Ishe, un essere concreto, maschio. E quando si parla che la Madonna, scusate, è stata ammantata dallo Spirito Santo per generare Gesù, è stata ammantata da Gabriele, un essere umano maschio. Certo, questa è una tua teoria che magari molti altri condividono. Non lo so, io non voglio essere blasfemo, perché dalla Genesi Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza. Quando io dico che il corpo incorruttibile deve far parte di un corpo energetico e diventare un tutt'uno, non dico nulla di nuovo, perché il giorno del giudizio universale l'anima riprenderà il proprio corpo, cioè tornerà a unirsi. Cioè, quello che ho detto non è contro la religione, contro i dogma. Assolutamente. Quindi Gesù era un essere superiore, dotato di poteri superiori, messaggero di Gabriele, di Gebel El. Quindi quando si parla di questo, si parla della divinità assoluta di Gabriele e di Gesù, Padre, Figliuolo e Spirito Santo. Bene, siamo poi in un momento natalizio, quindi anche cade... Che poi Gabriele ha creato sulla Terra l'Homo Sapiens, ha privilegiato l'Homo Sapiens contro l'uomo Habilis Erectus, quindi c'è stato un imprinting particolare. Quindi hai percorso un po' una deduzione storica, una deduzione così pratica più che spirituale, giusto? Perché l'essere umano, l'uomo che è riuscito ad arrivare a quello che siamo e un giorno arriverà a quello che non potremmo mai pensare, deriva dall'Homo Sapiens. Bene, l'argomento, dicevo poc'anzi, che è pertinente, siamo in un'area natalizia, quindi anche abbiamo... Perché andiamo incontro a Natale, nasce questo bambino meraviglioso, adorabile, un essere superiore che si è messo dentro un corpo materiale, nel freddo, senza casa, senza nessuno, con l'aiuto del bue che gli faceva caldo, dell'asino, dei pastori, dei re magi che avevano capito la grandezza di questo uomo che è venuto sulla terra, e quindi io vorrei salutarlo con tanto amore, con tantissimo amore, perché per me Gesù è il massimo che esiste. Beh, il tuo messaggio sicuramente è pregevole, quindi hai mandato, non dico, sembrava una preghiera, ma se non altro una meravigliosa riflessione di un uomo attento, studioso, una persona come te che è apprezzabile e anche piacevole ascoltare. Bene, il tema è pertamente, diciamo, meravigliosamente azzeccato al momento dicembre, siamo vicini a Natale, e quindi io ti ringrazio per aver condiviso il tuo sapere, o perlomeno questa tua bella chiacchierata indirizzata ai nostri amici, e dobbiamo rivederci però. Io dovrei dare un ultimo messaggio. Ecco, sentiamo. Chi mi sente, prenda quello che ho detto come vuole prenderlo. L'importante è che rifletta su quello che è stato detto, e questo porta a pensare. E pensare è cultura, è potere, sia metafisico che materiale. Quindi pensate in modo diverso, non importa, l'importante è riflettere e pensare. Questi sono piccoli dubbi che vi ho messo, e come in alcune trasmissioni di film americani vi ho messo un ragionevole dubbio. Questo è il mio regalo di Natale. E noi lo gradiamo, ti ringraziamo veramente all'unisono, e diamoci appuntamento alla presentazione dei tuoi libri. Sarà grande curiosità di tutti conoscerli meglio, e avremo spero a breve. Cioè
quando i libri verranno stampati prima uno, poi il secondo, poi il terzo, eccetera, noi faremo una video presentazione che accompagnerà il libro nelle varie piattaforme, portali di quelli online che poi è possibile comprare, con una brevissima autopresentazione a seconda il libro. Bene, Gigi, grazie. Ti ringrazio anche per l'ospitalità Natale, di sempre. Caro. E buon Natale a te e ai tuoi. Grazie. Altrettanto. E ai tuoi cagnolini, qui c'è l'arca di Noè. Eccolo qui. Va bene, grazie. Ciao. A tutti voi auguri e a presto. Ciao.